într-o viză nu am perifaza genială de Machiavelli. Viene dal fatto che se poi si va un minimo a fare la fatica di leggere cosa c'è scritto dentro, si capisce bene che quest'atto di consiglio comunale è solo un atto di avvio, dopo il quale ci dovranno essere dei passaggi, del magico formale, di tagliato, come tutte le volte si va fatto una situazione di questo tipo. Quindi la conclusione piuttosto ovvia di questo ragionamento è che l'urgenza di approvarla c'era tutta e c'è finta. Che cosa facciamo? Facciamo una riflessione su uno strumento originale del nostro comune in particolar modo e del comune di Lindici, uno strumento originale partorito a suo tempo da persone che hanno a cuore, avevano a cuore lo sviluppo delle attività educative, formative, ricreative del nostro territorio, con la volontà anche di andare a costruire un pezzo di servizi che in quel momento lì non si poteva più implementare o sviluppare o rafforzare solo con gli strumenti fisici dell'amministrazione comunale, e che a distanza di molti anni, perché il primo atto dell'associazione risale al 1997, si fa la valutazione, come succede per tanti altri strumenti, realmente a questo consiglio comunale che abbiamo fatto non tanto tempo fa la discussione sullo statuto dell'agenzia per lo sviluppo, per dirne una, a distanza di 18 anni si fa una riflessione e si dice: è ancora adeguato lo strumento dell'associazione per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati all'inizio? Sì, no, forse. La risposta è probabilmente no. Andiamo a individuare uno strumento che sia maggiormente adeguato. Si fa una valutazione approfondita delle opportunità che ci si offrono e poi si fa una proposta. La proposta è quella di andare verso uno strumento che è definito di fondazione di partecipazione. Fondazione di partecipazione che evidentemente cerca da un lato di cogliere l'opportunità di un luogo dove non ci sarà più solo la partecipazione diciamo culturale ed economica in termini di risorse del pubblico, ma anche di soggetti interessati, di partecipazione per mettere in conto un percorso, come dire, coerente con quella storia che inizia nel 1997, probabilmente, no? Se fosse trattato di un'altra storia, forse si prendeva con la distanza diversa. Questo è quello che stiamo facendo. Dopodiché uno può dire che non gli va bene, che non gli piace, che pensa che è uno strumento sbagliato, che ci si mette nel... Però il Parrancelli prima ha detto che il comune aveva paura che gli scappasse di mano, il controllo di questa cosa, e quindi per questo la trasformato in fondazione. Con tutta la fantasia possibile non riesco a fare questa valutazione, cioè si fa uno strumento che ci apre anche ad altri soggetti. Se fosse stata questo il timore, con la spinta forse si sarebbe rimasto in serio, no? La valutazione è un'altra, perché rimanendo fermi come siamo si rischia di sbaldarsi, dobbiamo intendere, che si capisce, che si capisce. Infine, visto che ci sia una discreta produzione di emendamenti, e questa è la pace diciamo che fa mai volentieri, ma che tocca di farla, si è discusso sul fatto che non ci si era messi d'accordo sull'approvazione di tutte le delibere che sono disponibili, si è tentato una mozione d'ordine anche un po' provocatoria, passare il termine di dire allora si esaurisce tutto l'ordine del giorno. Se ora venisse fuori una produzione esasperata di emendamenti, io mi dispiace dirlo, però come dire, ho solo due canali di uscita da questa situazione. Un primo canale di uscita è quello di prendiamo in considerazione gli emendamenti, facciamo un dibattito unico su questi emendamenti. Se l'intento, come spero di aver percepito male determinati segnali, ma se l'intento dovesse essere quello di mettere in atto un'azione di costruzionismo, lo ribadisco per la terza volta perché mi dispiace veramente dirlo, però nel regolamento del nostro consiglio comunale una volta ogni tanto c'è anche l'opportunità per la maggioranza di utilizzare
utilizzare un articolo che ci consente di non andare a un caso. Va bene? Non lo cito perché credo, non lo cito sempre tutti i miei amici, quindi non lo cito. Allora, io opterei per il primo canale, perché sono convinta che la discussione vada fatta e che abbia merito di essere fatta. Se c'è una produzione di una serie di emendamenti, facciamo perlomeno una discussione unica sugli emendamenti. Se poi intende quelli che vuole fare per forza le 4 di mattina perché si è accettato la funzione d'ordine, ma assume la responsabilità di fare una cosa, no, lo dico in generale, assume la responsabilità di fare una cosa che non potrei mai fare e che ripeto, credo che qualche altro conosciuto in questi mesi di consiglio mi tocca di fare, perché l'articolo 75, manco io conosciutamente, comma 2 ci consente anche di dire a un certo punto se si va avanti, se si va avanti, si prende il dibattito e si vota. Io non credo che si possa come opposizione sottostare a questo tipo di atto. Esiste un regolamento, esiste un articolo e uno se pensa sia necessario, io siccome poi tra l'altro non credo ci sia, come c'è la possibilità di avere 16 componenti che decidono di vedere il dibattito, 16 componenti possono votare anche da lì. Assumetevi la responsabilità di chiudere il dibattito, perché visto che dovete prendere le opposizioni per stanchezza, perché prendete l'opposizione per stanchezza, visto che il regolamento ve lo consente, non vedo perché non attenervi a quello che non serve il regolamento. Chiudete il dibattito, votatevi la delibera, assumetevi le vostre responsabilità, anche perché non credo dopo una giornata di discussione che non è stato recepito nulla da parte di parte dell'opposizione, noi si sia disposti a questo punto a cedere nessuna cosa, c'è la possibilità da parte vostra di fare anche di credito, andate avanti per come il vostro carattere, chiudete pure il dibattito, a noi va benissimo che il dibattito venga chiuso, perché comunque questa materia che non ci troviamo d'accordo, voi non sarete disposti a dare nulla, quindi la cosa più ragionevole sarebbe voi. Smettiate anche di discutere dell'opposizione, tirate fuori il vostro carattere del dovere, chiudete il dibattito, siete in 16, fate in modo che la maggioranza sia la maggioranza, mandate adesso le opposizioni. Io sono disponibile anche a arrivare alle 8 di mattina, sono abituato a anche a non dormire. Ma quello che mi preme di partire, ormai sembra essere diventato buono, io spero che i consigli comunali, perché è chiaro, capisco che c'è ora una piccola ripicca perché si è voluto portare avanti questo discorso, però mi capirebbe entrare nel merito, fare discorsi brevi, e mi dispiace che Presidente, ci dovevamo al suo dovere che non abbia fatto intervenire, quindi chiedo che in questo momento che possa intervenire Gambinetti che ci spieghi poi cosa consiste questa cosa, speriamo che ci faccia anche un'idea più chiara, dopodiché poi ognuno prenderà le sue controconseguenze e saprà portare avanti gli emendamenti. Nella democrazia, cara Brenda, bisogna anche accettare queste cose. Noi non abbiamo presentato emendamenti perché ci piace che si entri nel merito della questione per vedere e per dire la nostra, è bene o è male. Ti dico che devi rispettare anche le opposizioni che hanno questi piccoli strumenti per poter fare le loro controdeduzioni. Quindi non parlerei di picchi, ma parlerei di un'azione lecita che in tutte le democrazie è concessa alle minoranze. Però ecco, se il Presidente volesse dare la parola a Gambini, io l'ho già ascoltato in piena discussione. No, mi piacerebbe che lui esponesse, pure io l'ho ascoltato in commissione, mi piacerebbe che gli altri consiglieri ascoltassero quello da dire Gambini. Grazie. Quindi, sono un intervento, io ho fatto una cosa.
qualsiasi emendamento che si presenta. Chiedevo, poi io dico voi, la cosa domanda, ci sono stati tanti. Posso chiedere? Io non esco, andiamo in voi. Ma qui si sta creando un clima per cui sembra dell'opposizione, siccome non ha niente da fare in altro la giornata, anzi dell'opposizione in questo frangente, quindi si inventano degli strumenti all'interno del Consiglio Comunale per perdere tempo di dare carico alla macchina. È così, e se è così, dottor Bagno, oggi sarà un film, perché la conferenza è di gruppo, e qui vengo all'argomento che poneva Barmini rispondendo in modo negativo, non sappiamo discutere ogni punto con il tempo che il nostro regolamento prevede. La conferenza di gruppo noi abbiamo fatto informalmente nella stanza qui accanto alla fine dello scorso consiglio, durante lo scorso consiglio non ricordo, stabiliva se sarebbe andata alla fine, io sinceramente non ricordavo la fine del voto, ricordavo alla fine e su questo posso ricordare male. Anche qualora fosse ragionamento sulla delibera, era chiaro che c'era sottinteso e fu detto in modo plateale che questa, diciamo, motivazione era vincolata al fatto che ci fossero delle scadenze urgenti. Siccome io questa cosa l'ho chiesta e ci è stato risposto non dopo nella terza battuta della giunta, ma in un primo momento, e questa scadenza non c'era, fatto salvo che chi ce l'ha già trovato, quindi c'è un'urgenza politica, diciamo, la maggioranza. Ma non un'urgenza come poteva essere quella di Empolissima legata a una scadenza, al fatto che ci dovrà essere un tempo tecnico, non lo so, rispetto a quella che è la scadenza appunto dell'evento Empolissima, o mi sbaglio. Siccome questa scadenza non c'era e siccome io sono qui da tutti voi, quasi tutti voi, dalle 9 di stamattina e sono passati 15-16 ore adesso neanche a fare incontri con quanto che sono qui, io non sono in grado di fare interventi da un'infallibilità all'interno di questo Consiglio Comunale nel rispetto dei consiglieri di mai eletto e nel rispetto anche di chi evidentemente ci ha mandato questa lettera e che qualche problemino evidentemente lo poneva. Quindi per quanto riguarda la nostra posizione, siccome la maggioranza si è impuntata per un'urgenza politica, perché allora se questa è un'urgenza politica della maggioranza, allora per me è un'urgenza politica discutere le mie emozioni, sono un po' d'ordine dei lavori. Siccome la scadenza non è una scadenza istituzionale, non c'è un obbligo da rispettare di legge, non è che siamo a fare il bilancio entro la data X perché se noi il comune va in esercizio provvisorio, ma c'è una scadenza politica della maggioranza, mi sembrava logico che dopo 15 ore di discussione non si discutesse anche su questo punto. Siccome la maggioranza ha insistito e si deve discutere di questo punto, allora io ho chiesto se discutesse anche dei miei punti. E siccome la maggioranza ha detto che non si discute dei punti, ma solo dei punti della maggioranza, allora io legittimamente ho chiesto che ci sia un'integrazione a quell'ordine dei lavori e che si discutano anche gli ordini del giorno accompagnamento a quei lavori, perché se no sembra che noi ci siamo svegliati così, come dire, dopo 16 ore siamo identici, siccome siamo tutti e si presentano delle cose in modo tipo da farsi per farsi di male. Non è così, perché la maggioranza si prende le proprie responsabilità e come giustamente diceva la Vincenzo, voi volete chiudere il dibattito, volete far sì che non ci sia la discussione, alzate la mano, certo, guarda, lei alza la mano e dice si chiude il dibattito, si vota e si va, a me mi pare vero perché ho sonno e comunque la città non discute perché questa non è che siamo noi, siamo tenuti a consigliere di sindaco, si discute, siamo rappresentanti della città e quindi la città che discute i problemi della città medesima, la città non discute i propri problemi perché la maggioranza decide così, si è liberissimi di farlo, ripeto, sempre il 40% del consenso. Siccome però io vorrei che poi capisco le motivazioni politiche, ci sono tutte maggioranza e opposizione che è giusto e corretto facciano il loro gioco, che io cerco di darmi fuori, non è semplice, ma mi avete, sto cercando di darmi fuori, però è vero, come è vero, che l'ultima volta la maggioranza voleva andare avanti, d'accordo in conferenza del gruppo era stato che alle 11:30 si andava a letto, perché alle 11:30 in conferenza del gruppo si raggiunto tutti insieme che si stoppava il consiglio comunale, anche rispetto alla mia dimenticanza, che avevo risposto mi sembra a Sandro e a Giacomelli che non era così e che si sarebbe fatto via Piotta, ricordo, mi se no per tutti sbagli, fu deciso che alle 23:30 si andava a letto. Si decise tutti insieme.